Sospensione della patente è un'altra delle sanzioni accessorie, cioè quelle che si aggiungono alla sanzione amministrativa pecuniaria in caso di un'infrazione a una norma del codice della strada, cioè alla multa che chiamiamo comunemente multa. Cominciamo a vedere. Chi può disporre la sospensione della patente e in che cosa consiste la sospensione della patente? Sanzione che può essere disposta dagli uffici della motorizzazione civile, abbreviata UMC, dal prefetto e o dall'autorità giudiziaria. È un provvedimento che consiste nel fatto di non poter guidare per un certo periodo, quindi è un provvedimento a tempo determinato, che ha una normativa nei vari casi di sospensione, quindi a secondo della motivazione della sospensione si ha un provvedimento che può variare da un certo numero minimo di tempo a un certo numero massimo di tempo, non so, per esempio da 1 mese a 6 mesi. Naturalmente l'autorità che poi decide la sospensione in base alla gravità delle circostanze in cui è avvenuta l'infrazione deciderà anche quanto è lungo il periodo di questa sospensione, sempre nei limiti di quello che c'è scritto sul codice della strada. Nel senso che naturalmente la sospensione è un provvedimento che viene applicato quando si fa un'infrazione a una norma, un'infrazione grave a una norma che riguarda dei comportamenti pericolosi, infrazione alla precedenza, alla manovra del sorpasso, eccetera, e quindi sono infrazioni che potrebbero provocare danni gravi sia a se stessi sia agli altri. Poi, in funzione della situazione reale, cioè, per esempio, ho fatto un'infrazione ma non ho fatto dei danni a nessuno, allora il periodo della sospensione varia secondo appunto il contesto in cui è avvenuta questa infrazione. Se invece ho fatto dei danni a qualcuno, chiaramente la sospensione sarà più lunga. Adesso andiamo a vedere, specificamente leggendole, i casi chiesti nei quiz, veri e falsi. È importante che li leggiamo tutti perché spesso naturalmente i quiz tendono a indurvi in errore cercando di mescolare le carte, cioè di chiedervi cose relative al ritiro immediato nella sospensione o viceversa, come vedremo tra poco anche per le altre sanzioni accessorie. Allora, leggiamo prima le risposte vere e le commentiamo tutte. La sospensione della patente è una sanzione accessoria che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della strada. Vabbè, e questo è molto generale. La sospensione della patente è disposta, ad esempio, quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità disposti per il neopatentato. Patentati, cioè tipo di veicolo, la potenza relativa, la potenza massima del veicolo nel primo anno di guida e le norme sulla velocità secondo il tipo di strada su cui ci si trova a circolare come neopatentati. La sospensione della patente è disposta quando si superano di oltre 40 km all'ora i limiti massimi di velocità. Capite che, insomma, superare di più di 40 km all'ora il limite massimo comincia a essere, insomma, una velocità molto, molto più alta di quella massima consentita. Già c'è una tolleranza di 10 km all'ora, che viene tra l'altro già registrata nei tachimetri, cioè i tachimetri delle auto,
non segnano mai esattamente la velocità, ma è sempre leggermente più bassa di quella reale, quindi c'è già una tolleranza, cioè se uno viaggia a 50 all'ora dove l'aghetto del tachimetro che segna i chilometri orari è sui 50, in realtà sta andando a 45, per cui c'è questa tolleranza, c'è sempre una tolleranza di 10 km all'ora anche nelle autovelox, per cui se il limite è 50, se uno non supera i 60 km all'ora, c'è la tolleranza di questi 10 km all'ora. Però 40 sono tanti, quindi capite che insomma è un'infrazione grave che può comportare gravi danni. La sospensione della patente può essere disposta quando si circola in autostrada sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada. Perché è particolarmente grave? Perché, come abbiamo detto tante volte, la corsia di emergenza è molto pericolosa e quindi, e poi comunque non è fatta per circolare, anche perché se uno circola sulla corsia di emergenza, specialmente nei casi di scarsa visibilità, rischia di tamponare qualche veicolo fermo sulla corsia di emergenza. La corsia di emergenza deve essere lasciata libera comunque per i veicoli che possono intervenire in casi di emergenza, per esempio vigili del fuoco, polizia, ambulanze, eccetera, eccetera. La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e ovviamente anche quando il conducente guida in stato di ebbrezza alcolica, perché gli effetti sono simili e quindi sono casi di infrazioni gravi. La sospensione della patente è disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica, il che è equivalente a essere considerati in stato di ebbrezza, cioè rifiutarsi l'accertamento in automatico comporta che si è considerati in stato di ebbrezza, quindi è un po' assurdo rifiutare l'accertamento. La sospensione della patente è disposta quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita, è un caso grave, l'omissione di soccorso. Oltretutto c'è anche un'altra sanzione che è quella dell'arresto preventivo in attesa di giudizio che stabilisca le responsabilità dell'incidente, perché in ogni caso c'è l'obbligo di soccorrere in caso di incidente stradale i feriti dell'incidente, quindi non si deve mai fuggire, farsi prendere dal panico perché se no si è soggetti all'arresto preventivo, ok? Cioè, in poche parole, l'arresto preventivo non guarda in faccia al fatto che noi possiamo essere colpevoli oppure no dell'investimento o dell'incidente, che sono due cose distinte. In quel caso lì, noi che siamo colpevoli o non siamo colpevoli dell'incidente, cioè ci potrebbe essere anche che investiamo un pedone perché ha voluto suicidarsi, però non siamo colpevoli noi se si è buttato sotto il nostro veicolo. Ma io devo fermarmi comunque per soccorrerlo, chiaro? Non devo mai fuggire perché se no, siccome ancora non sono state viste le responsabilità e comunque non c'entrano le responsabilità, anche se la colpa è dell'altro, io non devo lasciarlo lì sulla strada e andarmene via e devo sempre quindi soccorrere la persona ferita, altrimenti si è soggetti all'arresto preventivo. Cosa vuol dire preventivo? Che mi arrestano in attesa di stabilire le colpevolezze dell'incidente avvenuto. Ok? Quindi vado in carcere ancora prima che ci sia un processo, un giudizio di un giudice sulle responsabilità. La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro. E queste sono le risposte vere dei quiz. Adesso vediamo quelle false e vediamo perché sono false. La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola con patente sospesa. Ma se gliel'hanno già sospesa, come fanno a sospendergliela 2 volte? Quindi capite che qua, insomma, è facile capire che questo quiz è falso.
La sospensione della patente è disposta quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti fisici. E qui si comincia già ad avere dei dubbi se non si hanno le idee chiare, come vedremo tra poco. La sospensione della patente è un provvedimento che viene dato in seguito a una infrazione a una norma del codice stradale. La perdita di requisiti per mantenere la patente non è un'infrazione a una norma del codice della strada e comunque comporta la revoca definitiva. Quindi è incompatibile la sospensione con la perdita dei requisiti che riguarda la revoca. La sospensione della patente è disposta quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti. No. Lì, in quel caso, viene applicata la revisione della patente, come vedremo tra poco parlando di quest'altra sanzione accessoria che è la revisione. Quindi vi invito a studiarvi molto bene sia i quiz veri sia i quiz falsi, ma soprattutto a capire la logica che c'è sotto queste sanzioni accessorie, perché quando avete capito la logica, cioè quando si applicano, potete sempre ragionarci sopra per vedere se la risposta è vera o falsa, avendo dei dubbi, siccome capisco che queste, insomma, tutti questi cavilli, chiamiamoli, del codice della strada, siano difficili da tenere a mente. La sospensione della patente è disposta contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti. No, non c'entra nulla. L'azzeramento dei punti, come abbiamo visto, porta alla revisione della patente, cioè a un procedimento di verifica del fatto che io sappia ancora o no le regole del codice della strada e sappia ancora guidare. La sospensione della patente può essere disposta quando si superano di 20 km all'ora i limiti massimi di velocità. No, non è così, perché come abbiamo visto la risposta vera è quella del superamento di oltre 40 km all'ora dei limiti massimi. La sospensione della patente può essere disposta quando si circola senza avere con sé la patente, cioè praticamente l'ho dimenticata a casa, ma non è così grave, io la patente ce l'ho, l'ho conseguita, quindi mi daranno una multa, ma non mi sospendono la patente, ok? La sospensione della patente è disposta quando si circola con patente illeggibile o deteriorata. Neanche questo è un caso di sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta quando, a richiesta degli agenti, non si è in grado di esibire il segnale mobile di pericolo. Beh, insomma, non è un'infrazione così grave non avere il triangolo in macchina. Insomma, non mi sospendono la patente, mi daranno una multa. La sospensione della patente è disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali. Ricadiamo nel caso della revoca, quindi non è un'infrazione a una norma del codice non avere i requisiti morali, ma è una perdita di requisiti per conseguire o mantenere la patente. Vediamo un attimino di chiarire cosa sono i requisiti morali, perché uno dice, boh, cosa sono i requisiti morali? Insomma, sono stato cattivo, mi revocano la patente, perché non è la sospensione, è proprio la revoca definitiva. Allora, come vedremo, i casi di revoca riferiti ai requisiti del conducente sono tre. Uno di questi è non avere più i requisiti morali. Cosa vuol dire non avere più i requisiti morali? Vuol dire avere usato la patente per scopo a delinquere, per esempio per fare una rapina. Allora, in quel caso ho perso i requisiti morali e quindi mi revocano definitivamente la patente. La sospensione della patente è disposta quando si lascia il veicolo in sosta negli spazi destinati ai disabili. No, come abbiamo visto, c'è una sanzione amministrativa pecuniaria e una decurtazione di punti, ma non una cosa così grave come la sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto, la tassa di circolazione. No, mi applicheranno semmai una mora, cioè un pagamento aggiuntivo di denaro rispetto a quella che è l'importo normale, quindi non mi sospendono la patente.